Ciao a tutti e benvenuti nel primo vero e proprio video di ottobre 2021. Se non sapete di cosa si tratti, allora vi invito a guardare il video di presentazione, ma per ora restate qui a scoprire quali sono i 5 motivi che, secondo me, rendono l'autunno la stagione migliore. Il primo motivo, colori brillanti. Non c'è stagione che ci regali più oro dell'autunno. Le foglie degli alberi iniziano ad avere quel dorato brillante che poi diventa rosso scintillante prima di cadere a terra, insomma, è fantastico. Inoltre, in questo periodo tendiamo ad apprezzare maggiormente le ore di luce perché sappiamo che ci stiamo avvicinando piano piano verso l'inverno e quindi sappiamo anche che avremo meno ore di luce. Per cui, magari può essere anche una cosa inconscia, tendiamo un po' tutti ad osservare di più la natura, la maestosità della natura. E se non lo fate, fatelo subito. Secondo motivo, si ritorna ad essere cosy, ovvero plaid, calzettoni, tutto ciò che c'è di più confortevole al mondo. Inoltre si torna a bere tutte quelle bevande calde, super cosy, confortevoli che ci scaldano il cuore e ci fanno sentire bene, ci fanno stare bene. Il terzo motivo, le foglie che scrocchiano sotto i piedi. Penso sia da sempre uno dei miei rumori preferiti. Da bambina, quando ero in cortile, quando giocavo fuori, cercavo sempre le foglie secche, le foglie più secche andavo a pestarle, soprattutto appunto in questo periodo, e ogni volta che trovavo quella secchezza giusta che faceva sentire quel crisp, rumore di sottofondo, per me era una felicità infinita. Yes, lo faccio ancora adesso. Il quarto motivo è la temperatura. Penso che la temperatura autunnale sia la temperatura ideale perché non fa né troppo caldo né troppo freddo. Questo succede anche in primavera, è vero, ma in realtà negli ultimi anni la primavera è un po' scomparsa. Si passa dal freddo al caldo in un batter d'occhio, perlomeno qui dove abito io ultimamente è stato sempre così. Comunque, la temperatura autunnale è ancora una temperatura mite. Ci sono anche molte giornate di sole che permettono di fare passeggiate all'aperto, passeggiate in mezzo alla natura e ammirare appunto tutti quei colori di cui vi parlavo prima. Ma ci sono anche giornate di pioggia che personalmente amo e che permettono appunto di rendere possibile il godersi di quei momenti confortevoli a casa, quei momenti cosy per l'appunto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. Il quinto motivo, Halloween è la festa del ringraziamento. Lo so, sono due feste che qui in Italia, specialmente la seconda, non sono molto sentite, non sono diffuse, ma personalmente a me piacciono molto. Come la maggior parte di noi, credo, ho scoperto queste feste attraverso i film americani. E quando ero piccola, la sera di Halloween mi truccavo, mi vestivo e mi mettevo a giocare, insomma, facevo una festicciola tutta per me a tema Halloween. Ma ho notato che ultimamente si è diffusa di più, infatti negli ultimi 2-3 anni sono venuti dei bambini a citofonare a casa per il dolcetto scherzetto. Ma quando ero piccola io praticamente neanche quasi si conosceva Halloween. O appunto lo conoscevamo solo attraverso i film. Halloween mi piace perché ti permette di essere un po' pazzo per una sera, un po' eccentrico, un po' serioso, pauroso, insomma, puoi essere quello che vuoi, qualsiasi personaggio tu voglia fare, voglia interpretare, tu lo puoi fare. E poi anche il tema di Halloween mi piace, i film horror mi sono sempre piaciuti. Per quanto riguarda la festa del ringraziamento, invece, non penso che anche questa come Halloween inizierà a diffondersi anche in Italia, però l'ho imparata ad apprezzare specialmente negli ultimi anni in cui ho capito la sua tradizione, ho capito come viene celebrata questa festa. E ho capito che è semplicemente un ritrovo in famiglia davanti a un tavolo imbandito. E prevede semplicemente questo: ci si riunisce intorno a questo tavolo e si ringrazia per il cibo. Infatti, tradizionalmente questa festa è nata proprio per ringraziare del raccolto a questo punto dell'anno. Come ho detto nel video dell'anno scorso sul menù della festa del ringraziamento, e non mancherà anche quest'anno questo video, reputo che questa festa sia un po' come Natale, ma con una differenza sostanziale. Non sono previsti regali. Si sta insieme semplicemente, si gode del tempo in famiglia, si celebra la gratitudine, la riconoscenza. Insomma, credo che sia un bel modo di festeggiare, specialmente perché appunto non c'è alcuno scopo consumistico.
Così, questi erano i miei 5 motivi per i quali penso che l'autunno sia la stagione migliore, ma devo dire che con il tempo ho imparato ad apprezzare tutte le stagioni, tutte le varie sfaccettature di ogni stagione, perché ho imparato ad essere maggiormente grata per quello che l'universo ci dà e ci offre. Se volete continuare a guardare altri video ispirazionali e motivazionali, allora se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina di notifica. Vi ricordo che fino al 31 ottobre pubblicherò un video al giorno. Ma a parte questo, ricordate come sempre che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. A domani, ciao!